Aumentare la capacità attrattiva dell'Abruzzo, consolidare i punti di forza, convincere gli operatori turistici e invogliarli a scegliere la nostra regione. In due parole, Abruzzo attrattivo. La due giorni iniziata questa mattina al Palabecci del porto turistico Marina di Pescara, un modo per disegnare il futuro del turismo, come dice Paolo Setta, presidente Federpate Confesercenti Abruzzo. In Abruzzo, come in tutti i territori nazionali e internazionali, per fare turismo c'è bisogno di figure qualificate, titolate, c'è bisogno di professionisti che siano anche professionali. Federpate fa questo e lo fa attraverso un evento giunto alla 10ª edizione come Abruzzo Attrattivo, e noi lanciamo una sfida alla regione, a tutte le istituzioni, la lanciamo in maniera costruttiva, come abbiamo fatto in questi anni, far sì che la regione Abruzzo diventi la regione d'Italia del turismo attivo e esperienziale. Quindi bisogna avere una maggiore consapevolezza del proprio territorio. Sì, adesso ci siamo ritrovati, gli operatori privati, siamo più di 150 oggi, insieme alle istituzioni tutte ci siamo messi intorno a un tavolo. Adesso dobbiamo lavorare sulla convinzione, determinazione, su una grande ambizione: l'Abruzzo, la regione d'Italia, il turismo attivo esperienziale. Insomma, Abruzzo attrattivo diventa il motore che dà l'opportunità ad una serie di professionisti della vacanza attiva di fare rete, come spiega Gianni Taucci, coordinatore Federpate Confesercenti Abruzzo. Quest'anno una due giorni che si farà a Pescara, con all'interno anche un B2B, uno short meeting con 10 tour operator. Continueremo poi il 3 di dicembre all'Aquila con un altro momento importante che darà spunti ai professionisti del turismo esperienziale. Insomma, lo facciamo con diverse soluzioni. Adesso a Pescara avremo dei momenti particolari con dei relatori importanti. Insomma, ogni anno cresciamo sempre di più, lo facciamo anche in funzione dei nostri obiettivi, quelli di dare ai professionisti nuovi spunti e soprattutto di fare rete, perché la rete è importante anche con le pubbliche amministrazioni.